Bene, proseguiamo con altri tre esercizi, poi ci fermiamo qui con questa tipologia di esercizi che abbiamo visto a partire dal video precedente. Leggiamo questo. Radice quadrata di x più 3 elevato alla e a sua volta elevato alla x meno 1. X meno 1 è l'esponente di quell'e, che a sua volta sta all'esponente della radice quadrata di x più 3. Uguale radice quadrata di x più 3 elevato alla 2 a sua volta elevato al valore assoluto di x meno 2. Vedete, sembra molto elaborato, in realtà dobbiamo naturalmente mettere a sistema le condizioni di esistenza più naturalmente uguagliare i due rispettivi esponenti, visto che le basi, la radice quadrata di x più 3, sono le stesse. Allora, intanto dobbiamo mettere che la radice quadrata di x più 3 deve essere evidentemente positiva, ma lo è perché è una radice quadrata, quindi positiva per ogni x appartenente ai reali, ma attenzione, faccio anche notare come la base non può essere nulla, evidentemente, quindi radice quadrata di x più 3 deve essere anche diversa da 0. Ma visto che abbiamo anche un radicando di una radice quadrata, quindi x più 3 deve essere maggiore o uguale a 0, e ripeto, radice quadrata di x più 3 deve essere diversa da 0, questi due, evidentemente, radice quadrata di x più 3 è diverso da 0 quando x è diverso da meno 3, quindi in pratica abbiamo che x più 3 è maggiore di 0, quindi x maggiore di meno 3. Tenendo conto infatti che la radice quadrata di x più 3 è positiva per tutti gli x, naturalmente meno, evidentemente, il valore x uguale meno 3, no? Che evidentemente me la rende, non me la rende positiva, non me la rende nulla a sinistra, che non è evidentemente lo 0 un numero positivo. Quindi per esattezza x maggiore strettamente di meno 3 è il dominio, ovvero la condizione di esistenza di questa equazione esponenziale, nella quale poi vado a eguagliare i due esponenti, ovvero e elevato x meno 1 è uguale ad 2 elevato valore assoluto di x meno 2. Quindi x maggiore di meno 3 è la condizione di esistenza, quindi cancello per restringere un po' il campo, quindi lo scrivo qua, x maggiore di meno 3. Questo va messo a sistema insieme all'equazione e elevato x meno 2, e elevato x meno 1 uguale 2 elevato 2 elevato modulo di x meno 2, non lo metto a sistema per motivi di spazio, eh? E a questo punto naturalmente valore assoluto di x meno 2, per definizione di valore assoluto, vale o x meno 2 o rispettivamente 2 meno x, se vale x meno 2, se x meno 2 è maggiore o uguale di 0, quindi se x è maggiore o uguale di 2, oppure vale 2 meno x se x evidentemente è strettamente minore di 2. Sappiamo evidentemente questo che deriva dalla definizione classica di modulo di valore assoluto. Quindi le equazioni si sdoppiano in due equazioni. Una naturalmente definita da 2, definita nell'intervallo 2 più infinito, che va scritta come e elevato x meno 1 uguale 2 elevato appunto x meno 2, dove al posto del valore assoluto di x meno 2 ho messo x meno 2 perché sto considerando che x è appunto vale. Che x è maggiore o uguale di 2. A questo punto cosa faccio? Questo lo scrivo come e alla x che moltiplica un e alla meno 1 uguale un 2 alla x che moltiplica un 2 alla meno 2. Ricordo che e alla meno 1 è 1 fratto e, così come 2 alla meno 2 è 1 fratto 2 alla 2, quindi è 1 fratto 2 al quadrato, quindi un quarto. Abbiamo un e alla x fratto e uguale un 2 alla x fratto 4. In sostanza abbiamo che si può scrivere questa come e alla x fratto 2 alla x uguale un e fratto 4. Va bene? Direi che va bene. Chiedo scusa. Ora, a questo punto, faccio notare come possiamo scrivere questo come e mezzi tutto alla x uguale ad e diviso 4, mettere ad esempio il logaritmo naturale ambi due membri, davanti ai due membri, in ambi due membri, quindi scrivere ln di e alla mezza x, quindi x che moltiplica ln di e mezzi, ho saltato il passaggio, quello cioè che dove scrivo ln di e alla mezzi, ln di e mezzi alla x uguale ln di e fratto 4 uguale appunto ln di e fratto 4, adesso ln di e mezzi e ln di e fratto 4 può essere scritto rispettivamente come ln di e meno ln di 2 uguale ln di e meno ln di 4, tenendo conto che però ln di e, ovvero il logaritmo naturale, vuol dire il logaritmo in base e di e è 1, quindi questo diventa x che moltiplica, ripeto, logaritmo naturale di e
meno logaritmo naturale di 2 uguale logaritmo naturale di e meno ln di 4, ovvero x che moltiplica 1 meno ln di 2 è uguale a 1 meno ln di 4. Cioè in pratica abbiamo ottenuto che la x vale, lo scrivo qua, 1 meno ln di 4 fratto 1 meno ln di 2, mentre ln di 2 vale circa 0,7, quindi questo, sotto, questo numero sotto è un 0,3 circa. Se andate con la calcolatrice a cercare quanto vale il logaritmo naturale di 4, vi accorgerete che vale un 1,38, e quindi 1 meno 1,38 è un valore negativo, e quindi questo valore è un valore minore di 0, cosa che va a cozzare con la condizione, col dominio di questa equazione che è 2 più infinito. Quindi questa equazione non ammette soluzioni perché non compatibili col dominio, con l'intervallo 2 compreso più infinito. A questo punto andiamo a vedere la seconda strada, quella cioè per x minore di 2, cioè siamo sostanzialmente nell'intervallo meno infinito 2. Quindi non c'è stato bisogno di confrontare la soluzione con la condizione di esistenza di x maggiore o meno 3, perché già da subito non era compatibile nemmeno con la condizione di esistenza della discussione, in pratica del valore assoluto. Meno infinito 2. Questa volta abbiamo che e alla x meno 1 va eguagliato a 2 elevato un 2 meno x, perché al posto del modulo ci devo mettere 2 meno x, visto che sto considerando la condizione x strettamente minore di 2. Ovvero, ripetendo le stesse considerazioni fatte prima, abbiamo che e alla x meno 1 si può scrivere, abbiamo visto prima, come e alla x fratto e, cioè come e alla x per e alla meno 1, ovvero e alla x fratto e, uguale un 2 al quadrato per un 2 alla meno x, cioè un 2 al quadrato fratto un 2 alla x, ovvero questa volta abbiamo che 2 per e tutto quanto alla x è uguale a 2 al quadrato per e, ovvero è uguale a 4e. E cioè questa volta notiamo come, mettendo il logaritmo naturale, ovvero il logaritmo naturale di 2e tutto quanto alla x uguale ln di 4e, troviamo che da cui x ln di 2e è uguale a ln di 4e, dove 2e e 4e sono rispettivamente i due argomenti di questi due logaritmi naturali che io ho opportunamente messo davanti ai due membri. A questo punto x allora è uguale a che cosa? A il rapporto tra ln x, quindi è pari a ln di 4e fratto ln di 2e. Vediamo quanto valgono. Applichiamo la proprietà del logaritmo secondo la quale il logaritmo di a per b è pari al logaritmo di a più il logaritmo di b, quindi questo è pari a ln di 4 più ln di e fratto ln di 2 più ln di e. Ma ln di e, ovvero il logaritmo in base e di e, visto che ln è il logaritmo neperiano, vale 1, quindi in definitiva la x vale ln di 4 più 1 fratto ln di 2 più 1. Allora, andiamo a quantificare il numeratore. Allora, ln di 4 vale circa 1,38 più 1 fratto, allora per la cronaca ripeto, ln di 2 vale circa 0,7 più 1. Andiamo a fare questo conto. Allora, 1 più 1,38 è 2,38. 2,38 diviso 1,7, ovvero 0,7 più 0,7 più 1, che è 1,7, è un 1,4. Ma 1,4 è nell'intervallo meno infinito 2, cioè è un valore sicuramente minore di 2, e pertanto la soluzione, allora l'unica soluzione di questa equazione con valori assoluti, ovvero e alla x meno 1 uguale 2 elevato modulo di x meno 2, vale x uguale, lo scrivo, logaritmo naturale di 4 più 1 fratto logaritmo naturale di 2 più 1, dove 4 e 2 sono rispettivamente gli argomenti di quei logaritmi naturali al numeratore rispettivamente al denominatore. A questo punto però il discorso non è chiuso, cioè è chiuso per quanto riguarda la soluzione di quella è chiuso naturalmente per quanto riguarda la soluzione dell'equazione con valore assoluto, ma non è chiuso per quanto riguarda la soluzione finale dell'equazione esponenziale. Perché?
perché in questo caso dobbiamo confrontare la soluzione con la condizione di esistenza, ovvero che in questo caso è x maggiore di meno 3, ed è compatibile, perché questo valore qui, che abbiamo visto si aggira sull'1,4 circa, è un valore maggiore di meno 3. Quindi possiamo dire che in definitiva x maggiore, x uguale a logaritmo naturale di 4 più 1 fratto il logaritmo naturale di 2 più 1 è la soluzione di questa equazione esponenziale che abbiamo proposto. Logaritmo in base 2 di x più 2 tutto elevato a valore assoluto di x meno 1 fratto x meno 2 uguale log in base 2 di x più 2 elevato alla 5 meno x. Il logaritmo in base 2 è di x, ovvero x è l'argomento del logaritmo in base 2, più 2 sta naturalmente in maniera sommato al log in base 2 di x. Condizione di esistenza che naturalmente ne deriva, dobbiamo porre intanto l'argomento, le basi sono uguali, quindi dobbiamo eguagliare i due esponenti, ma prima, contemporanea nel sistema, ci mettiamo le due condizioni di esistenza che sono l'argomento del logaritmo in base 2 che deve essere positivo per definizione di logaritmo, e poi deve risultare che il logaritmo in base 2 di x più 2 naturalmente deve essere positivo. Condizione di esistenza riguardante l'esponenziale deve essere maggiore di 0. Naturalmente poi deve risultare che il valore assoluto del modulo di il valore assoluto di x meno 1 fratto x meno 2, il valore assoluto del modulo, insomma, è, in questo caso è sbagliato, il valore assoluto di x meno 2 fratto x meno, il valore assoluto di x meno 1 fratto x meno 2 deve essere uguale a 5 meno x, che è una normalissima equazione con un solo valore assoluto. Andiamo avanti. Abbiamo x maggiore di 0. Log in base 2 di x più 2 è maggiore di 0 quando il logaritmo in base 2 di x è maggiore di meno 2, avendo trasportato a destra, quindi avendolo cambiato di segno, il più 2, la costante più 2. Lasciamo ancora questo, naturalmente possiamo lasciarlo così, naturalmente andremo a discutere il valore assoluto e poi andremo a risolvere. Log in base 2 di x maggiore di meno 2 si può scrivere come log in base 2 di x maggiore del log in base 2 di 2 alla meno 2. Visto che il logaritmo è in base 2, quindi una base maggiore di 1, possiamo risolvere la disequazione con questo verso dei due rispettivi argomenti, quindi scrivere che x è maggiore di 2 alla meno 2, che è un 1 fratto 2 alla 2, ovvero un x maggiore di un quarto. Quindi abbiamo che x maggiore di 0, x maggiore di un quarto, e poi naturalmente il valore assoluto di x meno 1 fratto x meno 2 è sempre uguale a 5 meno x. X maggiore di 0 intersecato con x maggiore di un quarto dà x maggiore di un quarto. Quindi la condizione di esistenza di questa equazione che adesso andremo a risolvere eguagliando i due esponenti è un quarto più infinito, cioè in pratica dovremmo prendere come soluzione quelle x, se ci sono, appartenenti all'intervallo un quarto più infinito, con un quarto, attenzione che non è incluso. Chiedo scusa. Bene, andiamo a eguagliare gli esponenti discutendo il valore assoluto. Allora, ricordo che il valore assoluto di x meno 1 fratto x meno 2 vale o x meno 1 fratto x meno 2 se x meno 1 fratto x meno 2 è maggiore o uguale a 0, oppure vale meno linea di frazione x meno 1 fratto x meno 2, ovvero anche scrivibile come 1 meno x fratto x meno 2 se questa volta x meno 1 fratto x meno 2 risulta essere minore strettamente di 0. Andiamo a risolvere questa equazione x meno 1 fratto x meno 2 maggiore o uguale di 0, che trovando le soluzioni di questa avremo trovato anche le soluzioni di quella di x meno 1 fatto x meno 2 quando negativa, minore di 0. Poniamo il numeratore maggiore o uguale a 0, quindi x maggiore o uguale di 1, il denominatore anch'esso maggiore di 0, quindi x maggiore di 2, le andiamo a mettere nel grafico dei segni 1 e 2, x maggiore o uguale di 1, x maggiore di 2. Come potete vedere abbiamo che meno per meno più per meno più per più, abbiamo che gli intervalli positivi, ci interessano quelli positivi perché ci chiede quando è che è maggiore o uguale di 0 quella frazione, sono x. Quindi abbiamo che il valore assoluto di x meno 1 fatto x meno 2 vale x meno 1 fatto x meno 2 se x è, oppure per uguale, se x è minore uguale di 1 unito con x maggiore uguale di 2. L'uguale lo metto ad esempio lì, potrei metterlo anche qui. Mentre invece vale il valore assoluto di x meno 1 fatto x meno 2 1 meno x fatto x meno 2 se x meno 1 fatto x meno 2 è
negativo, ovvero se x è compreso fra 1 e 2, evidentemente, però la soluzione quella interna, evidentemente, no? Ecco qua. Bene, a questo punto andiamo a spezzare in due quell'equazione del sistema, ovvero a questo punto possiamo dire che modulo di x meno 1 fatto x meno 2 è uguale a 5 meno x, quando allora se al posto del modulo di x meno 1 su x meno 2 ci mettiamo x meno 2 su x meno 2, stiamo considerando naturalmente l'intervallo x minore o uguale di 1 oppure x maggiore o uguale di 2, ovvero unito con x maggiore o uguale di 2. Quindi x meno 1 fatto x meno 2 è uguale a 5 meno x. Minimo come multiplo con x diverso da 2, ma x è minimo come multiplo con x diverso da 2, quindi conviene a questo punto mettere qui un x strettamente maggiore di 2, in quanto 2 andrebbe a annullarmi il mio denominatore, quindi mettiamo x minore o uguale di 1 unito con x maggiore di 2. Minimo come multiplo x meno 2 diviso x meno 2 è 1, per x meno 1 è x meno 1 uguale 5 meno x per x meno 2, 5 per x è un 5x, 5 per meno 2 è un meno 10, meno x per x è un meno x al quadrato, meno x per meno 2 è un più 2x. Trasportiamo questi quattro termini a sinistra cambiando di segno, ottenendo un x al quadrato, 5x più 2x è 7x, portato a sinistra è un meno 7x più x è un meno 6x, meno 10 lo portiamo a sinistra diventa 10 meno 1, 9. Equazione di secondo grado che però ammette un discriminante nullo, in quanto è lo sviluppo del quadrato di un binomio, in particolare di un x meno 3 al quadrato, lo riconosciamo subito, e quindi abbiamo che x 1 2 vale 3, soluzione doppia, ovvero avente molteplicità algebrica pari a 2, che vale in entrambi i casi 3. Quindi la soluzione corretta è x 1,2 uguale a 3, che si può anche scrivere, diciamo, accettabile x uguale 3 in questo caso, no? Ma 3 vale naturalmente per x1 e per x1, visto che la soluzione, ripeto, è doppia. 3 è compatibile perché è nell'intervallo 2 più infinito, quindi x uguale 3 è compatibile anche con la condizione di esistenza, quella originale, ovvero x maggiore di un quarto, perché x uguale 3 è nell'intervallo un quarto più infinito, quindi x uguale 3, x con 1 uguale 3, è già soluzione di questa, che verifica questa equazione esponenziale. Vediamo adesso quando x è compreso fra 1 e 2. In questo caso, al posto del valore assoluto di x meno 1 su x meno 2, ci devo mettere 1 meno x fratto x meno 2, perché sono nell'intervallo, questa volta, x compreso fra 1 e 2. Tutto questo va eguagliato naturalmente a 5 meno x, sempre x diverso da 2, ma già c'è scritto lì, perché x è strettamente minore, quindi è anche, vuol dire che il 2 non è incluso. Nuovamente minimo con il multiplo, che x meno 2 diviso x meno 2 è 1, per 1 meno x è 1 meno x, uguale 5 meno x per x meno 2, viene la stessa quantità di prima, ovvero viene un 5x meno 10 meno x quadro più 2x. Trasportiamo questi quattro termini a sinistra cambiando di segno, abbiamo ancora un x al quadrato, 5x più 2x è sempre un 7x, che trasportato a sinistra diventa meno 7x meno x, e questa volta un meno 8x. Infine meno 10 trasportato a sinistra diventa 10 meno 1, 9. 10 più 1, 11. Ho detto male, ho visto un meno 1, meno 10 a sinistra diventa 10 più 1, 11, uguale a 0. X 1,2, regola risolutiva ad esempio ridotta, meno b mezzi, quindi è un 4, più o meno radice di 16 meno 11, quindi radice di 5, tutto quanto fratto 1. Quindi abbiamo ottenuto un 4 meno radical 5 e un 4 più radical 5. Allora, ricordiamo che la radice quadrata di 5 vale all'incirca 2,23, quindi 4 meno radice quadrata di 5 vale all'incirca un 1,7, mentre invece, essendo radice di 5 pari a 2,23 più 4 è un circa 6,2. Allora, visto che siamo nell'intervallo 1,2, scartiamo la soluzione 4 più radical 5, che è 6,2, quindi sta fuori l'intervallo 1,2, ma 1,7, ovvero la soluzione 4 meno radice quadrata di 5, è compatibile con l'intervallo, cioè sta all'interno dell'intervallo 1,2. Quindi, peraltro, 1,7 è un valore sicuramente che sta nell'intervallo un quarto più finito, e quindi la soluzione, l'unica da prendere è questo 4 meno radice di 5, e quindi in questo caso va unita alla prima, x con 1 uguale 3, ovvero la soluzione della seconda è x con 2 uguale 4 meno radice quadrata di 5. Queste due soluzioni,
che ho segnato, ho incorniciato, x con 1 uguale 3 unita con x con 2 uguale 4 meno radical 5, sono pertanto le due soluzioni finali compatibili con la condizione di stessa un quadro più finito della nostra equazione esponenziale. Facciamo quest'ultimo esercizio. 4 elevato valore assoluto di x meno 2 tutto elevato a e alla 4x più e alla 2x uguale ancora 4 elevato valore assoluto di x meno 2 ancora elevato un e elevato 2x più 2x quadro, dove 2x più 2x quadro è l'esponente di quell'e, più e elevato 2x quadro. Sembra difficile, in realtà non è difficile, in questo caso la base, che sono le basi sono uguali, sono 4 elevato al modulo di x meno 2, non sono mai né 0 e sono sempre positive perché abbiamo degli esponenziali. Quindi in questo caso la condizione di distanza è tutto r e dobbiamo non far altro che eguagliare i rispettivi esponenti, cioè scrivere e alla 4x più e alla 2x è uguale a e elevato 2x più 2x quadro, attenzione, più e elevato 2x quadro. Ripeto, lo faccio notare, è 4, volevo dire, elevato, tra tanti esponenziali mi confondo anch'io, 4 elevato valore assoluto di x meno 2 è positivo, lo ricordo, per ogni x appartenente ai reali è l'esponenziale, per definizione non si annulla mai. E pertanto risolviamo questa equazione esponenziale nella quale possiamo raccogliere a sinistra un e alla 2x scrivendo e alla 2x su e alla 2x che fa 1 più e alla 4x fratto e alla 2x, ho raccolto a fattore comune nel primo membro, nel membro di sinistra, un e alla 2x. Qua dissociamo questa somma all'esponente scrivendo e elevato 2x quadro per un e elevato 2x più e elevato un 2x quadro. Allora abbiamo che e elevato 4x fratto e elevato 2x, si, basi uguali che si dividono, si sottraggono i due rispettivi esponenti, quindi scriviamo 4x meno 2x che fa 2x e quindi abbiamo un e alla 2x che moltiplica un 1 più e elevato 2x uguale, raccogliamo un e elevato 2x al quadrato nel secondo membro, nel membro di destra, ottenendo, guarda caso, un e elevato 2x quadro per e alla 2x diviso e elevato 2x quadro, rimane un e alla 2x più e elevato 2x quadro fratto e elevato 2x quadro è 1. Allora, questa equazione è verificata quando 1 più e alla 2x oppure e alla 2x più 1 è 0. Ma e alla 2x più 1 è 0 per nessun valore di x appartenente ai reali, perché verrebbe un e alla 2x uguale meno 1 e l'esponenziale non può mai essere pari a un numero negativo. Quando e alla 2x più 1 è diverso da 0 ed è sempre diverso da 0, dividendo ambi due membri per 1 più e alla 2x, l'equazione esponenziale rimane e alla 2x uguale un e elevato 2x al quadrato, che è un'equazione che si risolve semplicemente eguagliando i due esponenti, ovvero scrivendo che 2x è uguale a 2x al quadrato. Dividendo per 2 otteniamo che x è uguale a x al quadrato, ovvero una soluzione sicuramente 0 che verifica l'equazione, trasportando ad esempio a destra l'x e trasformandolo in meno x cambiandolo di sera, otteniamo l'equazione spuria di secondo grado x quadro meno x uguale a 0, che si risolve raccogliendo la x, scrivendo x che moltiplica x meno 1 uguale a 0. Come vedete, otteniamo due soluzioni che sono x con 1 uguale a 1 e x con 2 uguale a 0. E quindi possiamo dire che in definitiva le due soluzioni di questa equazione esponenziale, ovvero l'insieme delle soluzioni, è x con 1 uguale a 0 che va unito a x con 2 uguale a 1. Entrambe soluzioni compatibili, perché la condizione di distanza è tutto r, quindi queste sono le due soluzioni di questa equazione esponenziale che vi ho proposto e che ho risolto qui nei passaggi, che adesso cancello. Bene. Con questo tipo di esercizi abbiamo terminato, in generale abbiamo terminato con questo tipo di equazioni esponenziali. Dal prossimo video in poi cambieremo argomento, cioè tratteremo sempre le equazioni esponenziali, ma tratteremo le equazioni esponenziali risolvibili graficamente, tratti dai vari testi di scuola superiore, dopodiché risolveremo le equazioni esponenziali di tipo letterale, quindi quelle parametriche, e poi alla fine i sistemi di equazioni esponenziali. Quindi non perdetevi il prossimo video, ripeto ragazzi, nel quale tratterò le equazioni esponenziali risolvibili attraverso il metodo cosiddetto grafico. Ciao a tutti, alla prossima.